Ragazzi, bentornati su Fortnite. Oggi vedremo come fare la missione visita alla fabbrica, il capanno di Crackshot e il ghiaccio artigianale di Mr. Polar. Bene, prima locazione è questa qui che vedete qua in riferimento. Andiamo. Questa è la fabbrica, ovviamente. Bene, abbiamo già dei nemici. Non poteva essere altro. Vediamo, ci prenda subito la missione, così possiamo scappare e andare a fare l'altra. Bene, la prima ce l'ha presa. Ora via verso la seconda. Questa volta andremo da Crackshot, che non è il capanno dove abbiamo ricevuto i regali in questi giorni, ma il vero e proprio capanno nella mappa, che adesso vi faremo vedere dov'è. Come abbiamo indicato, e adesso speriamo di arrivarci, anche perché fare tutto in una partita per farvelo vedere senza armi sarà un po' difficile. Abbiamo solo questa mitragliettina. Speriamo che i nemici non ci invadano troppo il territorio. Ecco, adesso ci sparano, proviamo a scappare. Ragazzi, come potete immaginare, prima siamo morti, ma torniamo in game e ora andiamo al capanno di Crackshot, che abbiamo appena messo il puntatore. Intanto vi chiedo un mi piace al video e iscrivetevi al canale per avere le prossime video guida di Fortnite. Bene, questo è il capanno del Crackshot. E dovrebbe segnarci il secondo punto della missione non appena gli atterriamo vicino sul tetto, è uguale. Bene, anche il capanno del Crackshot è fatto e adesso andremo al ghiaccio artigianale di Mr. Polar. Come vedete ci stiamo andando, è praticamente verso Moli Molesti. Speriamo sempre che i nemici questa ovviamente sarà l'ultima missione del 2019, come potete sapere, e vedremo domani poi cosa ci sarà col nuovo anno. La strada è un po' lunga, farli tutti in una partita può essere difficile, ma comunque massimo in tre partite i luoghi riuscite sicuramente a visitarli tutti e tre. Anzi, probabilmente farlo in tre partite è la cosa più comoda che potete fare, ma è uguale. Noi adesso proviamo a farne almeno due in una.
Anche oggi le tempeste su Fortnite sono notevolmente diminuite rispetto a ieri, anzi, in pratica da quando è finito l'evento di John Wick non ce n'è più, che è un bene perché diventava davvero ingiocabile in quel momento. Però riteniamo che sia stata un'idea abbastanza carina quella delle tempeste. Una novità temporanea che non guastava nel gioco. Bene, siamo quasi arrivati a Moli e Molesti e lì dovremmo trovare la fabbrica del ghiaccio di Mr. Polar. E là di fronte, come vedete, si vede già l'insegna. Ora, se non c'è nessun nemico che ci rompe, dovremmo farcelo. Siamo quasi. Comunque avete sicuramente capito qual è la fabbrica. Adesso dovrebbe darci il contatore per finire la terza missione. Ed ecco. Missione completata. Bene, anche per questa volta noi vi salutiamo. Alla prossima. Ciao ragazzi!